Bentrovati. New Broadcasting TV entra nelle cucine dei principali ristoranti della Sicilia. Un viaggio a puntate durante il quale vi racconteremo le tradizioni e i piatti tipici della nostra terra, partendo sempre dai prodotti della nostra Sicilia, che si combinano anche con il sapore e il gusto. Parleremo di vini e lo faremo con i grandi sommelier siciliani. Un viaggio a puntate, entreremo all'interno delle cucine e vedremo la preparazione dei piatti. Alla fine tireremo anche un bilancio e parleremo delle proprietà organolettiche dei piatti che ci presenteranno i vari ristoratori, i vari chef che conosceremo. Carpiremo i segreti della cucina siciliana, ma staremo anche attenti alle curiosità. Parleremo anche dei piatti rapidi da fare in 20 minuti. Parleremo anche dei piatti light per coloro che tengono tantissimo alla dieta. Parleremo anche di quei piatti che poi fanno la tradizione siciliana e che si combinano e si coniugano con le grandi feste. È un grande viaggio, una grande scommessa che New Broadcasting TV sta lanciando oggi: conoscere i piatti della Sicilia, conoscere i vini siciliani, conoscere i prodotti della terra siciliana, ma soprattutto conoscere coloro che hanno fatto di quest'arte grande la Sicilia. Come è naturale, il battesimo di un programma presuppone conoscere anche cosa succederà durante queste trasmissioni. Vi avevo anticipato durante la presentazione che questa settimana conosceremo la cucina di Giovanni Trombatore. I segreti ce li dirà lui. Io vi devo semplicemente ricordare che ci troviamo a Noto, è un dato importante, ma a sottolinearlo c'è anche questa gigantografia alle nostre spalle. Da Noto parte il nostro viaggio dalla cucina di Giovanni Trombatore. Vediamo i segreti dello chef. Cosa succederà in queste quattro settimane? Allora, intanto un menù fatto molto semplice, ma un menù di territorio, del territorio, con i prodotti veri. Un menù non costoso, un menù alla portata di tutti, perché tipo per la prima puntata di oggi, dove verranno fatti gli antipasti e il pane, andremo a usare prodotti che sono stati trovati stamattina nei mercati. I prodotti più particolari, ma nella particolarità più economici. Prodotti poveri, magari che la gente neanche considera, però che trasformati diventano dei grandi prodotti. Useremo degli oli su dei Monti Blei, useremo tutto il pachino, useremo questi prodotti che vanno ad esaltare i sapori. Quattro puntate in un mese, antipasto primo, secondo e dolce, in cui nella parte finale del dolce si riparlerà di tutto questo menù che è stato preparato in un'oretta circa, con dei prodotti normali ma con tanto tanto sapore e tanta tradizione. Io ho anche spiegato in apertura che chi vorrà potrà eseguire a casa ciò che tu proponi poi all'interno della tua cucina. Quindi daremo i tempi di cottura, la preparazione, i segreti e, perché no, parleremo anche, perché è il caso di dirlo, parleremo anche di diete, di piatti importanti che poi possono essere consumati anche da quelle persone che hanno a cuore lo stile di vita, ma soprattutto la linea. Ma per quanto riguarda proprio le tecniche di produzione, di trasformazione di questi prodotti, io non sto usando le tecniche del ristoratore, ma le tecniche che si usano a casa. Non sto usando il mio forno a convenzione, ma sto usando il fornetto tipico di casa, sto usando gli attrezzi tipici che si possono avere a casa. Perché dire in televisione che con un forno da 20.000 euro riusciamo a fare un grande prodotto, penso che a casa nessuno comprerà per la famiglia un forno da 20.000 euro, ma userà il suo, che se si sa usare e si usano i tempi di cottura giusta può essere anche superiore a un qualcosa di ingegnoso come un'attrezzatura troppo esagerata. Dunque diremo sì ai tempi di cottura, diremo i trucchi, ma non sono i trucchi che so io, sono i trucchi che mi hanno insegnato mia nonna e chi sa più di me, sono tanti che sanno. Anche da parte del pubblico si potrebbe, in un secondo momento, una volta che questa trasmissione andrà maggiormente sul web, anche interagire e fare anche qualche domanda, e perché no,
chiedere qualche consiglio o dare qualche consiglio, che sarebbe l'ideale per crescere tutti. Sarà stato un breve viaggio, ma noi ci siamo spostati dalla corte del ristorante di Giovanni Trombatore all'interno. Tra qualche istante ci trasferiremo in cucina, da dove inizierà veramente il nostro viaggio alla scoperta dei piatti tipici di questa Sicilia. Entriamo nel vivo della trasmissione, siamo entrati in cucina, assisteremo, vedremo ciò che Giovanni prepara e nel frattempo ci ha raggiunto anche Sonia che collabora Giovanni in questa attività. I piatti preparati direttamente nella cucina del ristorante di Giovanni, piatti che proporremo a voi e Giovanni ora vi dirà anche le ricette, per quante persone sono preparate e soprattutto vedremo i tempi tecnici, i tempi di cottura per portare poi queste pietanze a tavola. Giovanni, cosa ci prepari? Intanto buongiorno a tutti, l'unico appunto che devo fare è che lei è fuori luogo con questa giacca. Posso anche andarmene? No, perché io le do qualcosa in modo che lei si adatta a questo ambiente e nel corso delle puntate potrebbe anche cominciare a darmi una mano invece di parlare solamente. Sì. Direttore, iniziamo con la prima puntata in cui parleremo di un menù fatto da antipasti, primo, secondo e dolce accompagnato con i vini e parleremo non solo di prodotti del territorio ma anche dei tempi di preparazione della preparazione. Abbiamo fatto una cucina normale, però una cucina rivista da me facile, non con attrezzature astronomiche, non con forni esagerati, ma ho montato proprio l'idea di quello che si può fare qua, si può fare fra 10 minuti dopo che hanno visto la trasmissione, anche a casa. Abbiamo fatto stamattina la spesa, abbiamo comprato prodotti che erano sul mercato stamattina, non abbiamo avuto un menù, non ho pensato a un menù 10 giorni fa e poi ho dovuto sbattere per trovare prodotti, ma ho trovato il meglio al prezzo minore, un menù per 4 persone, molto semplice ma con dei sapori che avevamo perso. Partiamo dall'antipasto in cui ho voluto dare, intanto la cosa principale, se uno vuole mangiare serve la cosa iniziale, del pane. E allora ho detto abbiamo un'ora e mezza per la preparazione di tutto questo menù, siamo qui, aspettiamo questi tre ospiti dopo, dunque automaticamente facciamo il pane. Ho voluto fare un pane in cui ho usato, in questo pane, mettere in uno del pachino secco, un semisecco, in uno della cipolletta nuova e in uno del rosmarino, in modo che questo pane sia d'attesa e d'apertura per la cena. D'attesa e d'apertura perché uno quando si siede a tavola la prima cosa direttore che fa qual è? Andare a stuzzicare il pane, invece di un pane normale un pane con olio d'oliva e questi tre prodotti, e poi dopo avremo delle polpette di neonato arrosto, perché come le benzaio non posso friggere essendo il pupillo del professore Calabrese, la frittura già per me la frittura è una cosa che non è che amo tanto, e allora ho fatto delle polpette di neonato arrosto. E ho trovato stamattina al mercato di Portopalo un pesce che costava 3 euro al chilo, non apprezzato, ma per me i filetti, uno dei pesci più particolari, carichi di omega 3, che sono l'alaccio. L'alaccio che sarebbe della famiglia delle sardine, molto più grande. E ora vi farò vedere un po' questa preparazione, dal pane ai primi due antipasti. Andiamo. Operativi, andiamo a preparare. E allora, parlando di pane, parliamo di una rimacinata di grano duro, del lievito di birra, ho preso qua una bulla, ora spiegherò il motivo, dell'olio, nel pane usiamo un olio che non sia giovanissimo, un olio dell'anno scorso, anche perché altrimenti c'è troppa struttura, e dell'acqua tiepida. Perché ho preso una bulla per l'impasto? Perché uno dei difetti che trovo io adesso nella cucina che si fa anche a casa è l'uso di macchinari tipo il Bimby, questi affari, questi Kenwood che vanno a impastare il pane. Il pane che viene fatto, organizzano la vita, perfetto. Dal gelato al dolce, metti dentro la farina salato e trovi dopo 2 ore il pane. Non funziona così, perché il pane, la lievitazione del pane, sia la lievitazione naturale fatta col cosiddetto crescente, quella nostra pasta acida, sia quella fatta con lievito di birra, si lavora con enzimi che si conservano e si bloccano se
vanno a temperature basse, ossia in frigorifero, ma si attivano e creano la lievitazione se li portiamo a una temperatura superiore ai 30 gradi. Un lievito di birra che lo mettiamo in un affare d'acciaio con una macchina che gira messa lì da sola, non penso che potrà mai avere la stessa funzione di un prodotto che noi col palmo delle mani con 36-37 gradi più l'artrito che creiamo nella bullo andiamo proprio a stimolare la lievitazione. Mezzo chilo di farina, per mezzo chilo di farina consideri che per 4 persone siamo più che adatti, mettiamo del sale, 10 grammi circa, ma penso che l'occhio sia abbastanza importante più della bilancia, perché poi il gusto è fatto dell'occhio. Il lievito di birra lo andiamo a sciogliere. Ecco una cosa che ho notato nelle case: molti sciolgono il lievito di birra con l'acqua calda dal boiler, significa 50-60 gradi. Abbiamo parlato di batteri, come si riavvivano a 60 gradi, muoiono superando i 50. Dunque mettiamo un'acqua tiepida, perché l'acqua tiepida va ad ammorbidire il lievito e fare ravvivare questi batteri. Nell'impasto aggiungiamo, come ho detto prima, dell'olio d'olivo. Molti usavano mettere prima dello strutto, ma siamo per un'alimentazione molto più naturale, un'alimentazione in cui mangiare uno non deve star male dopo. E poi passiamo il tutto alle mani vere dell'impasto, che è Sonia. Mentre lei si preparerà questo impasto del pane, che ha i suoi tempi tecnici, noi invece ci inizieremo la preparazione del primo antipasto. Stamattina al mercato, come dicevo, c'era la sardella, il mucco, e c'erano di due tipi: quella piccolissima ha una cifra di 20 euro al chilo e quella una misura più grande, questa qui ha 8 euro al chilo. Io ho detto: ma qual è la differenza? Questa è più saporita, è più economica e è molto più strutturata, e allora ho preso questa qui, che andremo a fare queste polpettine di neonata con questa sardella, ma non le polpettine di neonata con formaggio, fritte, no, delle polpettine di neonata arrosto. Come? Prendiamo due uova, prendiamo anche qui una bullo, e delle uova prendiamo solamente il bianco. Io sono contrario all'uso del rosso col pesce, il rosso ha un sapore così forte che andrebbe a coprire quello del bianco. Il rosso non lo buttiamo, lo mettiamo da parte, perché abbiamo parlato di una puntata in cui andremo a fare anche dei dolci, dunque con questo rosso qualcosa ci faremo. Una volta che abbiamo levato il bianco in questo modo, prendiamo un frustino cosiddetto per farlo un attimino montare, perché se lo facciamo montare un attimino e scomponiamo tutta la fibra del bianco, avremo una polpettina più leggera, più soffice. Io le chiamo anche crispelle, perché se uno quando le va a friggere, se le vuole fare friggere, invece di mettere il rosso e il bianco, usa solamente il bianco montato, vengono fuori delle crispelle. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro di far montare leggermente il bianco, saliamo. Un pizzico di sale? Sì, anche se la sardella già ha un po' di sale, perché essendo un pesce preso di paranza tiene molto l'acqua. Un po' di pepe nero. L'aglio che viene messo adesso, andiamo a schiacciare, molto importante. Scusi direttore se ogni tanto apre il cassetto, ma non è altro, non è a facoltà. Mettiamo dell'aglio e aggiungiamo la sardella. Considerate di non mettere tante uova, due bianchi d'uovo in 600-500 grammi di sardella vanno più che bene. Una volta fatto questo lavoro, andiamo a far penetrare dentro questo pesce. Direttore, non so se lei sta notando una cosa: non stiamo andando a coprire per niente con tanti profumi o sapori il sapore del pesce. Il bianco diventa neutro, nel senso, quando lo cuociamo non va a coprire, va solamente leggermente a legare. Gli antichi dicevano che le polpette di neonata si fanno con la mollica, non era una ricetta, era solo un problema economico, c'era povertà, non c'erano soldi, con 100 grammi di neonata ne dovevano mangiare 10 persone. Adesso che la nostra vita un attimino si è alzata, anche se non tanto negli ultimi tempi, cerchiamo di non coprire invece con pangrattato, con formaggio, questo pesce.
Una volta fatto questo lavoro, molti vorrebbero dire adesso, dici, quando mai verrà dritta, verrà rotonda questa cosa? E invece cosa facciamo? Prendiamo, aggiungiamo un po' di prezzemolo, prendiamo una padella antiaderente, oppure se abbiamo una piastra antiaderente, io uso molto la padella antiaderente perché è semplice. La padella antiaderente, che ha questa struttura che non fa attaccare, se noi gli andiamo a mettere un filo d'olio, ma parliamo proprio di un filo d'olio, così, e gli passiamo sopra la mano, si fa uno strato tra l'antiaderente e poi tocchiamo magari che ci sta vicino con la mano, con quella. Sì, gli diamo un piacere. Ci laviamo la mano. Nel frattempo io... Scusa Giovanni, il pesce non va lavato, vero? Allora, il pesce quando è un pesce fresco non va lavato. Va lavato il pesce dove viene conservato con l'ammoniaca. Io sono contrario a comprare pesce che va conservato con l'ammoniaca, come i gamberi. Io mi contento con questo. Questo non è stato lavato. No, perché era proprio Se lei guarda, ci sono anche qualche pezzettino di alga, ma parliamo tutti di prodotti naturali. Questo pesce è importante per un motivo. Consideri che la sardina, non mi metto da questo lato che mi metto sul fuoco, la sardina è nella scala, è una delle medie medio alte, dunque dovrebbe essere carica di mercurio. Questa invece non ha mercurio, perché essendo così piccola, il pesce piccolo mangiare. Non può mangiare, è solamente carico di omega 3. Una volta che abbiamo messo la padella sul fuoco, andiamo col cucchiaio a fare queste, ad appoggiare sul fuoco queste polpettine di neonata arrosto. E poi dopo le farò vedere dove le appoggiamo, anche perché per creare un contrasto le mettiamo su una fettina di limone. Una volta messa questa neonata, la lasciamo che lei si condensi col bianco dell'uovo a fuoco lento e nello stesso tempo prepariamo l'altro antipasto. Come le dicevo, ho trovato questo pesce strano, economico, ma bellissimo di sapore. L'alaccio che si fa anche sotto olio, si sale e si fa sotto. Questi sono abbastanza grandi, sono tipici della nostra zona. Consideri che questo è un pesce nobile per quanto riguarda l'omega 3. Dunque cosa facciamo? Un problema però, se noi vediamo che questo pesce, due le sfilettate, abbiamo delle spine laterali che sono veramente esagerate. Cosa facciamo? Andiamo ad appoggiarla su un tagliere, prendiamo un buon coltello affilato, e entrando dalla parte della pancia gli leviamo queste parti dove ci sono le spine. Molto semplice da fare, tanto l'abbiamo comprato poco, anche se abbiamo leggermente di sfido non succede niente. Ho detto che era 3 euro questo 3 pesce. Euro al chilo, 3 euro al chilo. Consideri che sono pesci che la gente dice, ma che ci faccio? E il neonato a 8 euro. A 8 euro perché era la pezzatura più grossa. E stiamo mangiando due tipi di pesce diverso. Due tipi di pesce diverso. Come antipasto, da come accompagnare antipasto. Con quel pane che avevamo parlato. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro, lo giriamo e troveremo una spina sopra. Se noi andiamo che... Un pesce la che pinna, fa squamato questo? Sì, durante il lavaggio, ma non con un coltello, bastano le mani bagnate. Noi leviamo la parte di sopra della spina, lasciamo la pelle così si mantiene e in un piatto, lo mettiamo a macerare con dell'aceto. L'aceto gli darà... Aceto naturale, non aceto balsamico. No, aceto naturale. L'aceto gli darà, caro direttore, gli darà un dolce asciugandosi durante la cottura, gli darà un dolce che fa da contrasto. Prepariamo anche l'altro. Scusa, sono in vita l'altro pesce, grazie. Ora le faccio vedere cosa è successo nelle polpettine di neonata appoggiate su quella padella, che invece di aprirsi eccetera sono diventate consistenti. Abbiamo detto di organizzare un pranzo con un costo food molto basso, perché stiamo parlando un pranzo per 4 persone. Per 4 persone, in cui andremo anche a stupirle le persone senza aver fatto aragoste o pesci costosissimi. Scusa se non mi pulisci questo. E allora, direttore, come le dicevo prima, avevamo appoggiato le polpettine di neonata. Avevamo appoggiato le polpettine di neonata sulla,
sulla padella. Se noi andiamo leggermente, guardi qua, si sono arrostite da un lato, però le facciamo arrostire dall'altro lato senza aprirsi, senza friggere, senza fare un piatto pesante, ma stiamo mangiando della neonata arrosto. Padella antiaderente perché una volta che le abbiamo girate, allora se le preferiamo nel centro morbide dove si sente leggermente il pesce quasi crudo, e allora le lasciamo così, c'è gente che mangia il pesce cotto. Se le vogliamo fare cuocere in mezzo, quando le abbiamo girate mettiamo un coperchio. Passiamo al nostro filetto di alaccio. Prepariamo una panatura perché le dobbiamo passare dal forno. Neanche queste le vogliamo friggere, le vogliamo lasciare in questo modo. Accendiamo un forno normale, lo mettiamo intorno ai 170 gradi, anche 180. Sole, mi prende una teglia e prepariamo la panatura. Nella panatura certamente, direttore scusa se ogni tanto le passiamo davanti, nella panatura mettiamo aglio che non va mai cotto, delle spezie, ossia del rosmarino. Intanto ci vuoi dire qualcosa sulle proprietà di questi pesci che stai proponendo? Ma allora, questi sono pesci intanto che hanno un percorso fra la pesca e la vendita bassissimo, essendo un pesce che non ha un prezzo esagerato, vanno via subito, cioè li comprano, non vanno conservati più tanto. Buttare per un pescivendolo, per un commerciante, buttare 10 kg di aragoste gli viene difficile, dunque pur di conservarle sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa. Questo è un pesce che se non va, va alle industrie, dunque quando io l'ho preso stamattina posso dire che era vivo. Dunque mangiamo un pesce fresco, senza conservazioni, perché nessuno si mette a spendere soldi per conservare o per mettere dentro cose per mantenerlo così. Il pesce da 3 euro si da può 3 euro, carico di omega 3. Mettiamo un filo d'olio nella panatura e lo mettiamo anche nel pesce, perché? Perché così la panatura attacca meglio. Del prezzemolo, ve lo faccio il prezzemolo. E poi, siccome questo pesce è molto selvatico, ma molto selvatico come sapore, ma sembra, ma realmente noi lo dolceremo subito, nella panatura la mettiamo una cosa che io la definisco la cosa che riesce, il prodotto, non la cosa, scusate, che riesce a sistemare qualsiasi piatto dove ci sia la prevalenza di un sapore forte. E la mandorla, pelata, questa è una pizzuta che è stata pelata, non passata al forno, noi la mettiamo un po' in mezzo. Intanto dà un tocco di colore, ora quando andiamo a panarlo. Sonia, mi esci le polpettine intanto e me le metti in un... Io vengo per carità. Ma no, guardi, dalla prossima volta invece lei comincia a darci una mano, così abbiamo risolto il problema. Mi tagli delle fette di limone e le appoggi su delle fette di limone. Io mi rendo conto che a casa stanno seguendo e sanno la quantità di olio che metti a vista, ma allora abbondiamo con olio, no? Dottore, io dico una cosa, in crudo anche se abbondiamo non succede niente, sul cotto no, io non sono per cuocere molto l'olio, ma in crudo se abbondiamo abbiamo fatto un piatto che magari un po' più di olio, e spostandolo dal piatto il prodotto possiamo mangiarlo o non mangiarlo, ma l'olio crudo penso che non dà fastidio a nessun palato. Io ho parlato di ricette cariche di gusto e di sapori, senza perdere però di vista anche le ricette light per coloro che ci tengono alla dieta. Siamo qui in argomento, non ci stiamo spingendo oltre con me. Ma guardi, abbiamo fatto due prodotti che penso che chiunque può mangiare senza avere problemi né di dieta e né problemi intestinali. Della neonata arrosto. Abbiamo messo un bianco d'uovo, niente di particolare. Non abbiamo messo il rosso, carico di grassi, carico di colesterolo. Stiamo usando un pesce che è solamente marinato e ora passerà leggermente dal forno con una doratura dentro e il centro leggermente morbido, quasi diciamo al sangue, come si definisce.
con una panatura, ah ecco, importante della panatura. La panatura per essere vera deve essere fatta con pane fresco. Non è vero che la panatura si fa con la mollica di pane che viene infornato per non farla ammuffire. Invece la panatura va fatta con pane fresco. Questo è un pane casereccio che è stato comprato stamattina e macinato direttamente. Perché? Se noi mettiamo nella panatura un pane che è stato già infornato e asciugato, direttore, creiamo, già era tostato, lo ritostiamo, dunque alla bocca abbiamo questo gusto di bruciato. Questo qui invece sembrerà, quando lo usciamo dal forno, che è fatto con grissini, c'è friabile, perché è un pane fresco. Una volta che l'abbiamo panato, lo mettiamo nella teglia e lo inforniamo per non più di 7 minuti. Molto importante, non cuociamo mai il pesce. Sì, che significa che lo dobbiamo mangiare crudo? No, il pesce non va abbandonato mai sul fuoco, perché il pesce perde le caratteristiche, perde i profumi. Una volta fatto questo lavoro, nel frattempo ho visto che Sonia ha tirato fuori, ha già decorato un piatto ed è pronto. Senti, volevo chiedere la cottura di questo... Cosa importante, direttore, su questo piatto? Non abbiamo messo l'olio per friggerlo, ma mettere, adesso ha un olio di quest'anno, imbottigliato solamente ieri. Perché abbiamo usato l'olio dello scorso anno. Dello scorso anno. Adesso è la base. Prima. Adesso mettiamo qui un olio che già dal colore vediamo è stato fatto con molta pesca, perché vediamo che è proprio strutturato. Da noi l'olio si usa farlo con la moresca, perché questa è la fonte di Blea, però da noi l'uso maggiore, perché siamo abituati ai grandi sapori, è un olio fatto con un'oliva leggermente più verde che dà una forza e una struttura. Qui abbiamo messo, l'abbiamo messo crudo. Una volta che abbiamo messo il pesce nel forno, tempi di cottura, tempi di cottura 7 minuti, non più di tanto, 170 gradi. Importante, differenziamo la cottura fra un forno statico e un forno ventilato. Se abbiamo un forno ventilato, il forno ventilato pompando aria asciugherà. In questo caso inumidiamo di più, io lo inumidito in questo modo. E passiamo alla preparazione del pane. Il pane. Che abbiamo aspettato che lievitasse, adesso che lievito lo inforniamo. Sto vedendo Sonia già pronta. Discorso che dicevo delle mani, ora ha cambiato dalla mano nuda, ha messo il guanto perché gli viene meglio. Oltre, allora io consiglio sempre di cucinare con i guanti, perché le unghie, molti usano station, nelle unghie non è igiene. Però all'inizio nell'impasto una buona mano ben pulita e ben spazzolata col calore che va nella pasta, va proprio ad attivare i batteri, cosa. Ora cominciamo a fare le forme. Abbiamo parlato di farne una col pachino semisecco. Cosa intendo per semisecco? Intendo un pachino che è stato asciugato a metà stagionatura, è stato dato via, dunque rimane morbido. E lo inseriamo dentro come se proprio stessimo a riempirlo. Viene un pane ripieno di pachino. Uno con la cipolla nuova, uno col rosmarino. Mentre Sonia fa il pane, noi non ci dobbiamo dimenticare che avevamo nel forno il pesce. Ti volevo dire anche un'altra cosa prima di passare al pesce. Siccome per me è la prima volta, sono un neofita della cucina, è la prima volta che sto in cucina, non ci sto nemmeno a casa, però io non potrei stare in cucina, e ti spiego il perché. Perché nel frattempo vado assaggiando, vado facendo questo. Vedi il risultato qual è? Ho messo 10 kg in questi anni, non li ho più persi. La domanda andava a parare qui. È naturale per chi sta in cucina assaggiare, vedere i sapori, controllare la guardi cottura, che chi non mangia io quando sento, l'altra volta ho fatto una cosa per la scuola alberghiera, i ragazzi mi hanno detto, quando abbiamo fatto il menù, dici noi non mangiamo pesce, perché i ragazzi adesso non mangiano pesce. Ho detto non sarete mai chef né cuochi né apprendisti. Io non mangio trippa, io non mangio interiora. Quando mi sono trovato o in posti dove la cucinavano o da colleghi, abbiamo fatto qualche lavoro, l'ho assaggiata, perché il gusto lo fai assaggiando le cose, no con la ricetta scritta sul giornale. Se hai bisogno di qualcosa, eccomi. Sì, sono qui. Direttore, io intanto cominciamo a uscire il pesce, se lei partecipa e comincia a imparare, perché sì, io in cucina ho bisogno di qualcuno. Potrebbe essere la seconda attività. Sì. Quello che dicevo prima, la mandorla che dà colore. Ora abbiamo una crosta sopra fatta da questo pane casereccio e sotto e sopra la mandorla col prezzemolo. Sistemiamolo
Se si vuole accomodare lei, sistemiamolo, sì, nel piatto. Così. Magari per fare, non lo tocco perché sarà caldo. No, è caldo, prendiamolo bene in centro, se no, se no guardi, dottore. Da questa parte. Bravo, questa la caratteristica di questo piatto è proprio questa, il fatto che il pesce è rimasto morbidissimo, sembra dentro fatto a vapore, sotto la pelle, sopra la mandorla. Qui, visto, in questi due angoli. Mi piace. Al centro organizzeremo un qualcosa che possa dare ancora maggior colore a questo piatto. Arrivato a questo punto io vorrei farvi vedere ciò che è stato fatto, quindi riepilogando, filetto di pesce preparato come? Prima marinato nell'aceto con un po' di sale e dopo panato con pane casereccio, mandorla, aglio spremuto, un po' di prezzemolo, del rosmarino e della salsa. E ora che il piatto è pronto, un po' di olio di quest'anno va messo. Questo no, perché questo pesce proprio è già stato passato dal forno. Mi chiedo scusa, il filo d'olio che avevamo messo è dentro la panatura. Ora poi lo decoriamo. Il pane che abbiamo preparato, che lasceremo in lievitazione, quello col pomodoro secco, quello con la cipolla nuova. La cipolla che abbiamo messo sopra si andrà a bruciare. Ci serve come metro per capire quando il pane è cotto. Dopo la togliamo, ma darà profumo dentro il forno. Quello col rosmarino. Molto importante. Ma questo è un rosmarino fresco o secco? No, secco. Molto secco. Importante. Quando io ho cominciato a fare il pane, uso il mio forno a convenzione, c'ha le sue tarature, gli orari, eccetera, e tutto andava bene. Quando l'ho fatto su un forno simile a un forno che abbiamo a casa, ho avuto dei problemi, perché il protocollo per il pane dice che va da 220 a 230. L'ho messo in questo fornetto. Il problema qual è? Che un fornetto per uso casalingo ha una ventola molto potente, mi cuoceva fuori, non mi cuoceva dentro. E allora ho capito che l'unico modo era abbassare. Sono andato a una temperatura di 170 gradi iniziale, farlo cuocere dentro e poi aumentare la temperatura per fare sopra una cosa, allora, che si dice in siciliano afara. Afara. Lei lo sa che io sono da generazioni panettiere. Eppure non sono uno che sa fare bene il pane, sto imparando, perché i miei nonni Cutrufo erano i panettieri per eccellenza e la signora lo è ancora adesso, perché la famiglia fanno pane. Ma abbiamo sbagliato, sbagliando si capisce. Ho chiamato anche un collega per questo, ho detto: ho questo problema, perché l'umiltà in questo lavoro ti dà veramente la forza di andare avanti. Allora cosa ne facciamo? Lo lasciamo in lievitazione, siccome i tempi tecnici sono lunghi, l'ho già fatto, infornato, ve lo faccio vedere pronto. Ecco qua il pane che abbiamo avuto. Allora, colore, il colore, descriviamo il colore di questo pane, un colore, allora, questo è quasi colore dorato. Del grano, l'oro. Sì, l'oro. E abbiamo quello con la cipolla, quello con i pomodori. Se ne andiamo a spezzare uno, noi vedremo che dentro è morbido, i profumi. Lei immagina che su questo pane, che abbiamo questi profumi, questi non abbiamo messo strutto, non abbiamo messo niente, questo pane accompagnato con le nostre polpettine di neonata, accompagnato col filettino di pesce, andremo a fare un antipasto veramente eccellente, senza aver speso niente. Anche perché c'è un problema, che questo pane, che io a vederlo a occhio sarà 300-400 grammi, se lo andiamo a comprare ci costa 3 euro al chilo. Se ce lo facciamo a casa, forse abbiamo speso 40 centesimi. Forse. Tra l'altro, è un pane con dei sapori, quindi abbiamo detto che c'è il pane con il rosmarino, il pane col pomodoro secco e con la cipolla. La cipolla che dà questa giusta misura quando il pane è cotto. Consideri che quindi saranno anche dei sapori diversi, dei sapori, certamente, per accompagnare l'antipasto. E poi creiamo nel tavolo una diversità, quella di mangiare tre pani diversi senza aver speso delle cifre. La cucina è semplice, la cucina è economica se ci dilettiamo. Ma io non so fare il pane, lo farò tante di quelle volte fino a quando imparo. Però scusami, una curiosità, perché ho detto anche io, è bello in cucina poi andare a cercare, trovare delle curiosità. Siccome sto vedendo questa naturale, spontanea combinazione tra il pane che hai creato tu e l'olio, alla fine si può anche fare... Qua l'olio nuovo ci sta non bene più che bene. Io quando voglio fare un grande pranzo...
prendo uno di questi panini qua, lo apro, ci metto dell'olio nuovo, non c'è altro che quindi ci è una cosa che potete fare tranquillamente anche a casa. Ora noi vi faremo vedere, riepiloghiamo ciò che è stato fatto dagli antipasti al pane, e poi alla fine di questo viaggio vi proporremo tutto ciò anche con i costi, quanto è costato mangiare per 4 persone, partendo dal pane fatto in casa, dagli antipasti, fino, come dicevo in apertura, al dolce e alla frutta di stagione. E fra l'altro un'altra cosa che volevo dire, forse magari non avrò detto in precedenza, è che noi, ma l'ha detto bene Giovanni, stiamo sfruttando prodotti nostri, prodotti tipici, prodotti della nostra terra e soprattutto prodotti di stagione. Molto importante, la stagione del prodotto è la cosa più importante, perché andare a forzare la natura perché dobbiamo avere tutto l'anno un prodotto non va bene. E quando c'è tempo di carciofi è tempo di carciofi, tutti gli altri carciofi delle altre stagioni forzati in serra non saranno mai uguali. Infatti, se le ricorda benissimo, quando eravamo ragazzini, un pomodoro e un filo d'olio era qualcosa di eccellente. Adesso, per trovare del buon pomodoro come questo ciliegino di Pachino, DOP, le dirò poi nell'ultima puntata la provenienza dei prodotti, è più difficile. E veramente oggi sono stato a Rosolini per trovare questo pomodorino qua, però ho trovato un pomodorino biologico, un pomodorino senza forzature, senza induzioni ormonali. Molto importante, abbiamo fatto il primo antipasto, abbiamo impiegato un tempo di lavorazione intorno ai 10 minuti di cottura. È vero che il pane, la lievitazione mezz'ora per la quantità di lievito che abbiamo messo, poi l'attesa, però è pure vero che noi non è che prepariamo una cosa e stiamo, durante la lievitazione del pane siamo andati a fare l'antipasto. Nella prossima puntata parleremo di primo, nell'altra parleremo di secondo, nell'ultima di dolce, e riepilogheremo tutto il menù. Questo nella continuazione riusciremo ad avere 10-15 menù in un anno, particolari, con una spesa normale, ma con un'immagine e un sapore vero. Più di un piatto con sopra 2000 cose, con sopra del cioccolato, con sopra del fegato d'oca, noi abbiamo prodotti che penso che non c'è bisogno di andare a mischiare niente. Ricapitoliamo allora: il pane preparato rigorosamente in casa con i sapori della nostra terra, pomodorino secco, cipolla e rosmarino, polpette di neonato e filetto, così come ce l'ha presentato e preparato Giovanni. Un buon piatto per iniziare questo nostro viaggio in cucina, tra i fornelli, ma anche poi a tavola. Ma cosa beviamo? Per questo penso che sia la parte più importante. Abbiamo parlato di apertura, abbiamo parlato di pane, per questo abbiamo scelto un rosso. Io questi piatti li vedo dal rosso, amo molto il rosso. Abbiamo scelto un Cabernet con un Syrah di un'azienda molto vicina a Noto, che è Paco Suvini. Appoggio lì. E direttore, penso che prima di farlo, di proporre alla gente questo vino, su questo coso, le persone che lo dobbiamo provare siamo noi, anche perché da un bel po' che siamo qua a cucinare. E un brindisi alla gente che ci ascolta, è importante. Questo è un Nero d'Avola e Syrah del 2008, è un'azienda che fa anche prodotti, fa piantine. Ho scelto questo vino perché lo amo, cioè è un vino che mi piace, dai profumi, il Cabernet col Syrah fatto nelle zone di Pachino, veramente eccellenti. Molto importante che ora, dopo che ci beviamo il vino, cominciamo la preparazione per il primo, e siccome avremo dei ceci che vanno ammollati, cominciamo ad ammollarli adesso, se no non ci arriviamo domani. Io, siccome questo è un battesimo per noi, per tutti, facciamo anche un brindisi a questa trasmissione in cucina, e che sia per noi e anche per te, perché sappiamo anche degli impegni, lo annunciamo ora, e so che la cosa vuoi che non si dica poi a lungo, non lo diremo più, ma avrai anche tra qualche mese tanti appuntamenti, non solo grazie in televisione, ma anche come docente, e porterai la tua arte all'interno delle scuole. Un brindisi che noi facciamo in cucina, qui nella cucina del locale di Giovanni, ma come detto in precedenza parleremo anche dei vini, e per questo avremo un sommelier di tutto rispetto, Vincenzo Tubolino, che incontreremo dopo. Per il momento alla vostra.
Abbiamo lasciato Giovanni alle prese con i fornelli, sta preparando ciò che poi alla fine sarà servito a tavola, ma l'avevamo detto in apertura, dobbiamo coniugare, combinare questi piatti con i vini, i nostri vini. Chi meglio di Vincenzo Tubolino, delegato dell'Associazione Italiana Sommelier per la provincia di Siracusa, poteva essere con noi per parlarci dei vini. Parleremo del rosso, parleremo del bianco, parleremo del rosato. Avevamo detto in apertura di trasmissione che questi programmi sono diretti, indirizzati a voi. Come fare i piatti a casa proposti da Giovanni, ma come proporre un vino. Vincenzo Tubolino ci parlerà di questo, delle curiosità del vino, come va servito il vino, e in queste puntate con Giovanni, il nostro sommelier, ci presenterà anche alcuni aspetti che fanno del nostro vino un grande elemento che non può mai mancare a tavola. Professore, io come prima indicazione direi tante volte mi sento dire, mi sento ripetere, capita tra amici di parlare di vino e qualcuno dice mi sono fatto una cantina a casa, è possibile? È possibile, ne sono contento se lo fa, è sempre una bella cosa avere del vino in casa, sicuramente è possibile fare, basta avere alcune piccole accortezze, trattandosi di vini magari non dico proprio quotidiani, però di sicuro bisognerà prevedere che questi vini non stiano in cucina sicuramente, perché gli odori della cucina e gli odori del cucinato potrebbero influire naturalmente sul vino che sarà. Allora bisognerà ritagliarsi un piccolo spazio, possibilmente cercare un po' le situazioni ottimali che come in una cantina professionale si cercano, si creano, cioè magari provate a metterla verso nord, cercate il posto meno umido di casa e dove ci sono sempre meno sbalzi di temperatura. Già questo basterebbe per conservare i vini per un paio d'anni, anche un 3 anni, in maniera ottimale. Se dobbiamo parlare di vini, non possiamo prescindere da quella che la distinzione del colore ci impone, il rosso, il bianco e il rosato. Parleremo anche di spumante, parleremo anche di vini da dessert. Però io in questa prima trasmissione, visto che Giovanni ci sta preparando dei piatti che ben si coniugano con il rosso, vorrei che fermassimo l'attenzione proprio sul rosso. Un vino che si deve aprire prima, si deve lasciar decantare, ci parli, ci sveli i segreti del rosso. Beh, in ogni caso il rosso è il nostro colore, parlo di noi siculi, perché in ogni caso per noi il vino è sempre stato rosso. Certo, negli ultimi anni abbiamo avuto modo di apprezzare i nostri bianchi, anche grazie a vitigni come il Grillo, come l'Insolia, come gli splendidi vini bianchi dell'Etna, che sono apprezzati in tutto il mondo e che stranamente noi siculi abbiamo iniziato ad apprezzare dopo tempo. Il vino rosso sicuramente per noi è sempre stato il nostro compagno da tavola, anche Enzo Siena, decano della gastronomia siracusana e nonché siciliana, diceva con il pesce fritto bere sempre rosso. È un po' quello che faremo e proveremo con alcuni piatti preparati dallo chef Trombatore, e proveremo ad abbinare i vini del territorio alla sua cucina. In ogni caso, bianco, rosso e rosato, ritornando alle cantine di casa, è sicuro è buona norma tenerli dentro, perché privarsi di festeggiare o di iniziare un buon convivio con uno spumante anche siciliano, dell'Etna o dell'Agrigentino, dove fanno degli ottimi prodotti, e avere almeno un 4-5 bottiglie di queste in casa non farà mai male, considerando che comunque è sempre un prodotto che va consumato fresco, no? Non tenetelo in casa per troppo tempo. Cosa diversa per i bianchi, una selezione di bianchi, basteranno 5-6 buone bottiglie spaziando per il territorio. E poi sui rossi, dato che da come si è ben capito a noi piacciono i rossi, magari provate a tenerne qualcuna in più, una decina di bottiglie, soffermatevi volutamente sul nostro principe
dei vini, che è il Nero d'Avola, ma magari spaziando per i vari territori, perché come ben sapete il Nero d'Avola nell'Agrigentino si esprime in un certo modo, dalle parti del Marsalese un po' meno, e probabilmente da noi abbiamo il vino da dove è nato, quindi la zona delle Loro, dove si rappresenta con tutta la sua forza, con i suoi tannini che poi si ammorbidiscono. E non fatevi mancare dei buoni vini da dessert, tenetene un 2-3 spaziando dalle Malvasie, che sembrano un po' dimenticate ma che sono sempre dei prodotti eccezionali, andando ai Passiti e naturalmente al Moscato di Noto e al Moscato di Siracusa, che sono i principi della nostra pasticceria. Su questo, per quello che riguarda la cantina di casa, sarebbe la cosa ottimale da fare e da tenere in ogni caso. I vini rossi, cosa dire sui vini rossi? La nostra terra è ben ricca, ci dà anche la possibilità, grazie ai vitigni alloctoni che sono arrivati, cioè da fuori, non sono quelli nostri autoctoni originari, ci hanno dato anche modo di poter spaziare, di ampliare i nostri gusti, di avere anche delle scelte diverse, e allora via lì con degli uvaggi tipo del Cabernet Sauvignon con il Nero d'Avola, del Merlot con il Nero d'Avola, o ancora lo Shiraz o Syrah, che è stato riconquistato e considerato oggi un vitigno autoctono. Ma non dimentichiamoci i vari Nerello Mascalese, il Nerello Cappuccio, che possono tranquillamente essere posti in uvaggio e dare anche delle sensazioni diverse, magari mitigando a chi non piace, a me no, devo essere sincero, magari il gusto troppo del territorio, per così dire un po' troppo minerale, anche se in questo per fortuna c'è un'evoluzione del gusto, devo dirle, negli ultimi anni è più rappresentato ed è più rappresentativo un vino che parla e traduca il proprio territorio che non un vino cosiddetto dal gusto internazionale. Professor, io vorrei concludere questa prima sua partecipazione a questo viaggio alla scoperta dei piatti tipici della Sicilia ricordando a chi ci segue da casa un passo dell'Antico Testamento che recita: che vita sarebbe senza vino? Perché le faccio questa domanda? Perché abbiamo parlato noi del prodotto, del vino rosso, del bianco e del rosato, ma una delle cose importanti è anche dire che il vino fa bene anche alla salute. Un buon bicchiere di vino a tavola tiene lontana magari qualche malattia? Beh, sicuramente questo l'hanno attestato persone e scienziati, diciamo, molto più validi di me e molto più sapienti di me in questo campo, sicuramente. E mai frase fu più moderna, quindi è vero che parliamo di Antico Testamento, ma è proprio una trasposizione moderna. La dieta mediterranea non può prescindere dal vino, e se è vero che la dieta mediterranea è diventata un po' il modello salutistico, diciamo così, dell'alimentazione, di quello che siamo e che rappresenta quello che mangiamo, il vino è da sempre un buon compagno da pasto per vari motivi. Prima perché facilita il convivio, mette allegria, ci lascia parlare più liberamente, poi perché attraverso i suoi colori, attraverso la sua brillantezza ci dona il buon umore, e poi perché, come hanno ben detto tanti scienziati addirittura, il vino predispone a una migliore digestione, predispone ad avere anche quelle che sono a combattere quei famosi radicali liberi, grazie soprattutto ai flavoni, agli antociani e tutte quelle ingredienti, fra virgolette, che il vino ha. Non dimentichiamoci però che il vino va degustato, va bevuto in allegria, va bevuto in compagnia, ma non va abusato, perché comunque si tratta di una bevanda alcolica e potrebbe far male se naturalmente se ne abusa. È vero che, come dicono tanti, appartiene al gusto adulto, ma devo dire con grande piacere che i giovani si avvicinano molto bene al vino, magari cominciando dalle gradazioni più basse, come giusto sia, con vini con meno complessità, come giusto che in questo momento sia, ma proprio a loro mi rivolgo in questo senso, di avvicinarsi apprezzandone il piacere,
godendone della degustazione e non abusandone, questo sì. La prima puntata finisce qui, una puntata dedicata agli antipasti, una puntata dedicata al rosso. Ringrazio Giovanni che ci ha fatto entrare a casa sua, ci ha raccontato un po' i segreti della sua cucina. Grazie anche a Sonia che ha collaborato, Giovanni, la decorazione appartiene a Sonia. L'appuntamento è per la prossima settimana. Parleremo dei primi.